Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sta male per comprare Riccardo Suarez, capito? Devo dire. Lei vedrà se fare live. Ma le sì. Facevo, raga. Ma boh. Sì, dai, la farà. Madonna, mi sta sentendo il McDonald's. Oddio, devo non, dire non che... sboccarmi qua addosso. E basta, quindi thank you so much. E noi ci vediamo la prossima, probabilmente di nuovo sabato, se no vedremo, boh. Perché poi sabato prossimo, sì, non sono ancora a Lucca. Capito? Allora, noi vi salutiamo, buonanotte. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai, bakayerodis. Bakayero. Lo sai. Doko des. No, di dire prima. Entai doko des. Ka? Entai doko des ka? Entai wa doko desu ka? Entai wa doko desu ka? Yaoi wa doko desu ka? Yaoi wa doko desu ka? Ti diventa proprio la voce generica da sì, ragazza. Sì, l'anime, ce la faccio. Sì, è quello che fa inquietare. Hajimemashite, watashi wa Sofemina des. Italiano Bergamo karakimasta. Ma lo so, ma lo capisci, ma è assurdo. Milano ni sundemasu. Watashi no shumi wa nihonko benkyou surukoto desu. Ramen. Manga tokuni yaoi ka daisuki. Capi? Fai mai queste vocine negli ambiti privati? Tomodachi ni. Più che altro, ma tipo loro quando fai sta voce, no? Pensa, cioè, non è tipo da anime, loro parlano così proprio? Allora, le tipe tendono a fare la vocina. Perché, allora, in Giappone, più tu sembri piccola, sì, più sei... Mi sto innamorando. Però anche le palle sono belle da toccare. Non ti piacciono? Ah, la parte più schifosa, A me piace me. Le palline. A me neanche quando me le toccano. Per me potrebbero non esserci. No, a me piace. Ci vorrei che non ci fosse. Cioè, o sei molto delicata... No, certo, perché vai lì che sbucini. Dipende, ognuno è diverso. Sì, ognuno ha la sua sensibilità. No, vabbè, io parlo per le mie palle, ovviamente. Avete detto le mie palle? Uno dei primi... Robe Zozzi che ho letto si chiama Le mie palle. Bello, divertente quello. Capolavoro. Divertente quello lì. E no, a me tipo sono sul divano, che tipo sto lì che... Tipo le antistress, tieni un po' così, certo. Sì, antistress. Le palline. La pesata. Sì, fai così. No. Ti sto immaginando tipo una giocoliera. Sì, mi piace. Ma non bisogna mai tralasciarle, secondo me. Vabbè, no, ma concordo, no, però... come i capezzoli per le femmine, cioè... Sì. No, non ti piace? No. Scusate, lo scopriremo mai. Lo so. No, quella best part. Raga, le scrivo. Chi è? Oddio, sta chiamando sua mamma. No, ma c'è qui il telefono. E adesso? Non piegarti in avanti. Ah, vabbè. Oddio, madonna. E adesso come faccio? Come faccio? Vuoi sapere quando? Ti cola sulle gambe. Ti sei mai cagato addosso? Molto tempo fa. Io sì, no, tu sì. Non è una bella sensazione. No, non fa ridere lo pastro del web, non fa ridere se ti dico quali cazzo. Cosa dite voi, raga? Vi prendete i soldi oppure... Quanti soldi? 100.000 al mese. Ma... sì, mi cago addosso. Sì. Sì. Ma posso... nascondere in qualche modo, no, questa cosa? No, tutti sanno che ti cagherei addosso. Quindi anche se io ho addosso quel vestito da mucca, sì, con mi cago addosso, tutti dicono ah, sei cagato addosso. Sì. È talmente tanta che esce. Ma sì, che cazzo me ne frega. Ma tanto 100.000 ne pago 50 solo per un tizio che estremamente sta sempre lì con il fazzoletto a prendermi la merda. No, ti riaderò sulle caviglie, sennò continui. Ma quindi è cacchina liquida comunque, cioè acquetta, ok, sì. 100.000 euro di pane. Vabbè, io così succedeva quando ero anoressica, perché non mangiavo solamente liquidi, quindi pisciavo dal culo fondamentalmente. Già, scusatemi, non mi rendo conto che sono cose molto... Vabbè, quindi, no, non potete mettere pannolini, ah, noi non possiamo venire? No. Che succede? Non siete invitate. Veramente? Sì. Ma come? Ah, sì, perché? Bello. Devo fare toccate e fuga. Cosa succede? Niente. No, che succede? Non posso dirlo. No, dimmi. Non posso dirlo. No, dai, dimmelo. Non posso dirlo. Dai, che succede? Non posso dirlo. Non ti... muto la live. No, dimmi, scrivimelo. Perché? Non lo so. Che significa? Non posso dirlo. Che significa che non puoi dirlo? Non lo so. Cioè? È una roba molto sassa questa. Non lo so. Che significa? Ma tutto, sì. Segreto professionale, non lo so. Ah, per lavoro? No. Dai, spiega! Cioè? Ci sentiamo dopo. Ci sentiamo fra poco.
Tra poco ti scrivo. Ciao, bello. Buonanotte. Ciao. Date un bacio all'ore. Sesso controllo. Ragazze col cazzo. Sono ragazze col cazzo. E quella figa. Uomini, oddio, qua cazzo. Non ce l'hanno. Però mi piacerebbe nascere tipo uomo, quindi non avrei le tette, capito? Ma le tette sono fighe. Ma cioè, sono fatte togliere, quindi vedi tu. Però di base il seno, anche piccolo, cioè è bello. A me piace piccolo. Il seno è figo, raga, secondo me. Però anche le palle sono belle da, da toccare. Non ti piacciono? Ah, la parte più schifosa. A me piace. Ma a me quante ne avresti più o meno? I piselli. Sì. Madonna, ho fatto calcio. Prendi la fatto... sedia. Infatti. Sì, sono lì. Ho fatto basket, ho fatto calcio. Quindi almeno una quarantina di allora... Minchia, 40 cazzi? Vabbè, ma ogni maschio che ha fatto sport... E c'è mai stato tipo uno che ti ha fatto dire merda, faccio cagare? No. No, però... No, però una volta un mio amico gliel'ho sbattuto sull'occhio. Perché era giù nella panchina, mezzo morto, aveva giocato di merda. E prima di giocare li faccio, se non fai tot punti te lo sbatto io in lo faccia. Io lo faccio con le mie tette. Con anch'io. Ma a chi lo fate? Ai fidanzatini. Lei è allora, immagino. Sì, gli piace. Eh beh, certo. Allora, no, a me piace tipo fargli del male proprio. Ti fai la tetta, fai così. Madonna, no, così. Vabbè, a parte che hai visto il video di quella che rompe le angurie? Sì, sì. Vorrei provare. No, l'anguria no, fai tipo le lattine. A me me lo mandavano quando avevo il seno prima di questo. Cioè, tipo, boh. Infatti ha le corna, raga. Eh sì, un toro. Ah. Vai, in corna, in corna. Un pisellone. In corna. E non riesco a arrivare. Che è difficile, è cazzo. Difficile. L'ho detto. Bellissimo. Questa fai le pressioni. Vabbè, ma non fare lo splendido. Che poi sembra che tocchi, non sembra neanche che... Sì, infatti. Quello di lavoro stasera, ero troppo occupato per lavorare. Verissimo. Questa cosa. È giusto, tutto è giusto. E riguardo la L confermata. Allora. No. Ho visto anche Basti col cazzo minuscolo. È vero. No, aspetta. Eh sì, è l'arrivo delle L. Ah sì, scusami, sì. È vero, sì. Cosa è una cazzata, sono sempre proporzionati, secondo me. Un metro e mezzo di statura. Bello. Secondo me sono sempre proporzionati. Cioè, non è mai a parte uno, non mi è mai successo tipo di avere, di vedere una roba che non era... Tocco desca? Dove si trova? Esatto. Tocco desca? Itadakimasu. E quindi tu metti tipo il cesso. Dov'è? Vicino di codesta. Decca desta. Toire wa doko desu ka? Madonna, sembra uscito una... Toire. In fondo a destra. Ah. Bravo. Quindi, dai, ripeti, aspettiamo. Bravo. Ripeti, ripeti, aspetta, rifai. Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Toire wa? Toire wa doko desu ka? Non spompinare le cose, questo è... Bene, così. Abitudine da che? Dice, c'è la mancanza. Allora, toire wa doko desu ka? Doko desu ka? Adoro il giapponese di Shifu. Toire wa doko desu ka? Sì, toire wa doko desu ka? Ah, toire. Toire wa doko desu ka? Porco. Toire wa doko desu ka? Nani no nanasu? Nani? Baka yaro! No, Simona, a me Dario mi ha fatto vedere le palle, non il cazzo. Belle? Se dovessi dargli un voto? Ho distolto lo sguardo istantaneamente, mi ricordo solamente un ammasso di roba nera. Sì. Sì, ma non, cioè, non, perché ero con Dani. Ma magari era un fatto così. Allora, ad un certo punto stavamo parlando, era seduto, ad un certo punto fa così, lo tira fuori, ma io l'istante in cui fa questa cosa riesco a gelarmi così, no? Ok. Io non okay. So che dire. Ah, volevo far ridere Daniele. Okay. Fanno schifo i content creator, mi fanno schifo. Scusate. Ma te l'ho detto, a Milano i content creator sono fissati ma con sì, ma anche cose. Edo che toccava i cazzi. Cosa? Ma che ne so, Edo toccava i cazzi. Ma tutti si toccano il cazzo. Ma sì, ma cioè, beh, questi sono tutti un po'. Ma sì, sono tutti gay. Sì, sono tutti tutto, però. Vabbè. Allora. Sada, tu per dirti, mettiti. Vieni qua. Cioè, non ho capito se non aveva capito che stavamo insieme, ok? Cioè, lei era tutto tipo così. Cioè, ballava e io lo guardava, tipo nel mentre. Aspetta che. La metto. Il momento in cui. Eccoci qua. Ok. Tu sei Edo? Sì. Ok. Era tipo. Merda, proprio così. Bro, te lo giuro, lui! Lo voleva tantissimo. Ha visto un cazzo. Allora, che ho visto sta scena, cioè, affanculo, mi sono messa lì tipo così, e mi tipo...
tipo, cioè... Vabbè, puttana di merda, che cazzo vuoi, ammazzo! Vabbè, cioè, è per dirti... Da... cioè, è semplicemente questo. Io piscio sulle mie robe, quello siamo d'accordo, però appunto, cioè, sapevo benissimo che domanco... Però capito... No, troppo basso, forse. No, non sto esagerando, però me lo sono limonato là davanti, vaffanculo, ti ammazzo! Capisco, capisco. Entro in bagno, tipo... non avevo sentito che c'era lui in doccia, quindi letteralmente entra, mi cade l'occhio e faccio... Ah! Ma perché non l'avevo visto? Come offendere un uomo? No, ma perché? No, 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 ma non per quello. Ma perché? In realtà lui ce l'aveva duro in quel momento. No, 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 no. Ti immagini? Perché? Non l'avevo mai... Perché tipo... Raga, invece, è tipo, ho scoperto che poi in realtà è una cosa disagiata, che tipo, cioè, perché io ogni volta che lo facevo, cioè, io ho sempre visto il pene nel momento in cui lo stavo prendendo da fare. Ma Vogelita è sempre stata così porno? Minchia, quanto sono porno oggi, porno. Raga? Cioè, siamo... Noi sono una porca oggi, ricordatevi che oggi sono porca. Perché ti svegli alle tre per guardare quei film un po' porno, 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 porno. Quando viene sera, non me la ricordo più. Mi parli d'amore. Sembra una canzone di Cristina D'Avena. Io vivo in anime mondo. Anche mentre scopi? Non è cringe. No, non è che. Cosa intendi anime mondo quando scopi? Che ti fai versi da hentai quando scopi? Sì, ma lo faccio di mio. Ok, cioè lo fai non apposta. Cioè, tipo, godo. Ah. Ok. Vabbè. Twister in bikini, ovvio, raga, sì. Sì, sì. Ben 25, costa 25 euro su minchia. Mi piace quando lei viene usata in questi modi. Devo dire che... Perché no? Fa schifo Instagram, cos'è? Che cazzo succede? Aiuto, si è bloccato tutto. Bellissimo, raga. E cos'è? Devo dire che... Questo è il modo giusto di usare l'intelligenza artificiale. Ok, dicevi, scusami, andiamo in Giappone? No, dicevo, andiamo in Giappone, serve che tu sappia qualche parola basic, cosa sai? Basic. Madonna Vogue, ma sentite, raga, ormai sono troppo vecchia per essere gentile, ve lo giuro. Ve lo giuro, io mi rendo conto che sono proprio vecchia. Jachikyu, Jachikyu. Cosa cazzo diceva il Jojo? Quando faceva una tattica di Jojo scappavano via gridando. Ma capito, cioè, tu non puoi sbadigliare, cioè... Oh, wow. Hai visto come sbadiglio? Ah no, è vero, la seconda stagione inizia a far cagare. Vuoi provarti il tuo coso arancione? Oh, Mary. Mary? Mary. È 115. Mary, 104. No, sì. Let's go. Apri, Mary. Ma mangiamo? Amo. È arrivata a Marisol, così arriva il content, siete contenti? Cioè, allora, secondo me forse io posso, cioè mi adatto anche alla persona che ho accanto. Per me dipende, se, allora, tendenzialmente a me non piace se il ragazzo è tanto sottomesso. Sottomesso, no. Perché io tendenzialmente sono più dominante, ma un conto è che comunque tu sei l'uomo. Cioè certo. L'uomo, sì, sì, sì. No, a me piace, sì, stare sotto di bestia, però... Solo a letto, nella vita no. Ti dico, a me difficilmente, più che altro perché se devo essere io succube, fra virgolette, devi essere in grado di... Di essere... Sì. E io sono molto forte, caratterialmente parlando, quindi devi essere in grado. E ti dico... Ti dico, nelle mie... Cioè... Io mi sento sempre di aver scopato. Mm. Non mi sento di essere stata scopata. Ok. Io scopo. Forte, sì. No, io non avevo mai... Cioè... Che male. Chi è? Magari è l'hacker. Ti immagini se sei l'hacker. Mi sai che una volta uno il lab mi ha tracciato dove abitavo. Anche me l'hanno fatto strano. Che cazzo di inquieto. No, a me il mio ex ha detto letteralmente l'indirizzo in live. Bene. Ah già.